antropocentrica, visione antropocentrica è una visione che mette l'uomo antropos al centro. Ok? Non è che ho sì? As a remarkable example of relatedness, which one would you choose? A body part as a remarkable example of Yes, well, one of my favorites, one of the most remarkable, is the fitness of nature for high acuity vision, with it not a seeing device about the same size of the human eye. This slide shows the diagram of the eye and shows them in the photoreceptor. And as you probably know, I think most people in the room will know, that the photoreceptors are arranged about 100,000 in the human retina, and they're all arranged pointing towards the pupil around the circumference of the eye. Sostanzialmente uno degli esempi più rimarchevoli che sono stati che ha citato secondo lui è proprio l'occhio. L'occhio che è diciamo, un dispositivo di visione che ha delle dimensioni sorprendentemente piccole. Questo perché? Perché i fotorecettori, qui abbiamo degli esperti di ottica, mi sembra di conoscere, potrebbero dire molto su questo, come il professor Catalano, i fotorecettori sono delle dimensioni che hanno relazione con la lunghezza d'onda della luce. Perché se la luce che penetra, quella famosa luce che abbiamo detto prima, che aveva tutte quelle caratteristiche, una e un'altra, tutte quelle, diciamo così, non mi viene il termine, tutte quelle coincidenze ecco, che abbiamo visto, oltre a questo ha una lunghezza d'onda tale che i fotorecettori presenti nel nostro occhio sono in grado di vederla. Sembra una cosa che non ha molto peso, ma se la lunghezza d'onda fosse leggermente diversa servirebbe un occhio grosso come un'automobile, per esempio, che ovviamente renderebbe impossibile la vita di un organismo perché ci vorrebbe una testa grande come un elefante e così via. Quindi questo è un aspetto veramente importante. Bene, ci sono altre domande? Professor Lanfranchi? Sì, io innanzitutto vorrei ringraziare il professore per la bellissima conferenza e penso che anche per i ragazzi sia stata l'opportunità di entrare in relazione con un intellettuale, uno scienziato internazionale e quindi questa cioè, è un'occasione rara e quindi vorrei ringraziare per questa opportunità. E poi avrei una domanda un po' più tecnica, nel senso che visto l'approccio scientifico vorrei chiedere una cosa un po' più tecnica. Nel senso che noi sappiamo che circa 2 milioni e 500 mila anni fa c'erano organismi viventi anaerobici che sopravvivevano senza un uso cospicuo dell'ossigeno. E poi con la catastrofe dell'ossigeno i primi organismi procarioti hanno iniziato a immettere ossigeno nell'aria e questo ha permesso l'evoluzione di forme di vita più complesse. E quindi non è forse più scientifico pensare che gli organismi si siano adattati non per motivi casuali ma per un adattamento specie specifico tra ambiente e organismo a queste nuove condizioni di vita piuttosto che pensare che ci sia un progetto predeterminato che abbia in qualche modo programmato questa evoluzione. Well, in my view, the enormous elements of fitness of oxygen for its utilization in advanced organisms has very little to do with the fact that, in fact, 2 billion years ago, organisms discovered the use of oxygen. I mean, it's rather like, in fact, for instance, people who talk about endothermy evolving, you see. There's a sort of blind spot in scholarly biology about environmental fitness. For instance, you can read papers on, this is getting back to you can read papers on, for instance, the origin of endothermy.
And you know, many of those papers never mention the thermal properties of water upon which that particular adaptation was relevant. And similarly, in many of the discussions of the origin of oxygen in aerobic organisms, nothing is mentioned about the special fitness of oxygen below 50 centigrade. Because if it wasn't for the spin restriction, never aerobic organisms would never have evolved. So that in fact, although in fact clearly evolution is a two-way journey. I mean, there's obviously adaptation, but certain adaptations and certainly the utilization of oxygen in all organisms, and particularly terrestrial organisms, depends on a huge amount of fitness in nature, which no adaptation could have got around. That's my answer. The other thing is to come back to the four atoms of organic chemistry. They have, I'm talking somewhat technically now, they have all sorts of properties, not just do they make strong, stable, directional, and sometimes double and triple bonds, which is only available in period two, because period three are bigger atoms, longer bonds, and they're not as stable. So these atoms have special properties for building biological systems. And there'd be no biological system without that prior fitness in the environment for life. And not only do they have make directional bonds, they have electronegativities which divide the organic world into polar and non-polar, which gives you the hydrophobic poles, which erects the higher order structures within the cell. So these factors of hydrophobic force, the division of organic chemicals into polar and non-polar and so forth, that's all prior fitness in nature before any cell can get off the ground. So in fact, yes, living things exhibit amazing adaptations to environmental conditions, but there are many cases where adaptations are absolutely dependent. The terrestrial life is absolutely dependent on the hydrological cycle. Without the hydrological cycle, no plant. And once again, you go to the literature, and there's this scholarly blind spot. I think I'm challenging you. You can go to the literature, evolutionary literature, of the evolution of plants and animals onto the land in the late Silurian, early Carboniferous times, right? And you will find no paper which will mention the hydrological cycle. Every adaptation is essential on its prior existence in nature. You take the eye, high acuity vision, I'm not going to go into great details about it. It depends on the fact that the photons of visual light, which are perfect for photo detection, also have the right wavelength. So the diffraction they create when they go through the pupil is relatively tiny. You know, but if the wavelength of the light fit for detection was 10 or 20 times bigger, if you wanted to rescue our resolution, you'd have an eye the size of the head or a small car. So, I mean, even in Darwin discussed the origin of eyes, there's a huge literature discussing the origin of vision. And once again, I can challenge you, you can go to that literature and you'll see a scholarly blind spot. There's nothing about the fitness of light for high energy, for high acuity vision ever mentioned. But yes, I do take your point. I do believe that there are remarkable biological adaptations all over the natural world to meet all sorts of environmental challenges. But I also insist, like Henderson did, that in many cases, prior fitness is essential for the actualization of that particular adaptation. Ripeto, giusto per chiudere il discorso, sostanzialmente una bellissima domanda, grazie. Bisognerebbe avere un po' più tempo per spiegarla, perché anche sull'adattamento ci sono delle questioni da considerare, che non va preso come, diciamo così, paradigma, c'è stato l'adattamento. Bisognerebbe capire quanta informazione biologica è stata necessaria per quell'adattamento e se questa informazione biologica si può costituire, casualmente, sì, con la selezione, però insomma è un argomento molto complesso da approfondire, però quello che ci fa capire oggi il professor Denton è che guardiamo anche quello che è stato, no, perché
perché in quel caso non c'è evoluzione darwiniana, perché ovviamente le caratteristiche dell'acqua, dell'aria, dell'azoto, dell'ossigeno, del ciclo idrologico non possono evolvere, okay? Non possono migliorarsi, sono così perché è fisica, quindi è chimica, quindi è così. E come mai c'erano queste condizioni? Questo che dovrebbe far riflettere, magari proprio per permettere l'adattamento, che magari anche esso è stato fatto in modo che, insomma, cioè, è un argomento complesso ma interessante. No, io scusate, mi ritaglio solo 30 secondi, visto che sono parzialmente chiamato in causa dal Presidente del C. Ma ci avete mai pensato al comportamento dell'acqua? Si comporta termicamente come tutte le altre sostanze. Al diminuire della temperatura diminuisce il volume. Poi a 4 gradi centigradi decide, tra virgolette, di invertire il comportamento. Decide come, chi, quando, perché, con quale formula. Non lo sappiamo. Sappiamo solo che da 4 gradi in poi il comportamento termico si inverte. Diminuisce la temperatura, aumenta il volume. Quindi diminuisce la densità. Diminuisce la densità e questo. Che ha una densità minore dell'acqua, sull'acqua galleggia. E allora che viene di rintasca? Quando nelle regioni, nelle stagioni fredde, il ghiaccio viene su e galleggia, costituisce una coperta termica che permette all'acqua che sta giù di non ghiacciare. E questo, sapete cosa significa? Sopravvivenza della fauna marina. Scusate se è poco, voi avete un anno di tempo per capire perché l'acqua ha deciso così. Buongiorno, benvenuto, innanzitutto ringrazio di questa opportunità che ci sta dando di discutere su questi argomenti e vi volevo chiedere questo. Lei ci ha spiegato che la vita sulla Terra dipende da una serie notevole di coincidenze. Allora, sappiamo che più coincidenze vuol dire che più bassa è la probabilità che l'evento possa avvenire. Allora la domanda è, possiamo dire che c'è un limite oltre il quale, al di sotto del quale l'evento è impossibile? E chiedevo a questo punto, perché la scienza, diciamo cosiddetta ufficiale, ha una sorta di ostilità preconcetta verso questo argomento. Nel senso, se io apro un libro di scienze, il normale libro di scienze delle scuole superiori, non viene citata la minima possibilità di un progetto intelligente. Come mai c'è questo muro contro questa solo ipotesi, ma solo contro per ipotesi che ci possa essere Natale e circostanze. Grazie. Answer to the first part of your question is that ever since Galileo, there has been this position, and I think it's probably largely true, that on the whole, science was sort of unraveling the religious worldview, you know, bit by bit, and there was no real evidence of anything like I've been talking about today. So that created a sort of skepticism within mainstream science, which I think has existed, which has survived right to today, despite the cosmologists and despite, the warriors like myself who are trying to sort of, stem the tide of skepticism. It's still the prevalent view, and I think that it goes right back to Galileo. And to come to the coincidence things, yes, that's a very, very fascinating question. Will we ever reach this time when you can actually, definitively prove that some intelligence must have done this? So there are some people in the Discovery Institute working on things like waiting times. They work out how many mutations,
But it doesn't matter what you try to do, eventually it comes down to probability. Those sorts of arguments come down to probability. And sort of how big an improbability can you accept, right? And I'm not enough of a mathematician to know whether there's any time when, you know, improbability becomes impossibility. That's what you're saying, isn't it? Yeah. When does improbability become absolutely impossible? And I'm not sure I have the mathematical sort of background to really answer that question. But I think it's got some way to go. You know, I think it's got some way to go, actually. Because, I mean, if you take the cosmological constants, you know, mentioned by people like Paul Davis and various other cosmologists, it's so incredible. I mean, in fact, Paul Davis, in his earliest book, The Accident of the Universe, I read it years ago, you know, says the universe was set in motion with an astonishing precision. And the impression of design is overwhelming. But it's an impression. You know, it's not a proof, it's an impression. And so I'm sorry, an unsatisfactory answer. But when improbability does become impossibility, I'm not sure about that. There's one or two guys in the Discovery Institute that would probably answer that, you know, better than I could. I don't really disappoint, but I know what you mean. Yeah, exactly. It's a very, very relevant question. Perfetto, diciamo, per quanto riguarda il discorso della probabilità e possibilità, è stato citato dal dottor Bento questo dettaglio interessante che il Discovery Institute sta lavorando, degli studi pubblicati su la rivista teoretica di biologia, dove si calcolano il waiting time problem, cioè il problema degli organismi in tempo non sufficienti per produrre una modificazione biologica. Questo sarebbe una metrica che consentirebbe di, sulla base di, io dico che passo questo adattamento, no? Ok, ma questo adattamento è composto, da cosa è reso, è creato? Da tot geni, benissimo, questi geni hanno quanti nucleotidi? Ok, questi nucleotidi qua, quanto tempo dovrebbe essere passato questo? Quanti organismi ci sono più o meno questi? È impossibile, perché a quel punto lì potresti dire che è impossibile, a meno che qualcuno non abbia inserito delle informazioni. Okay. Allora torniamo al discorso di prima. Quindi questo ci stanno lavorando, anche se forse la scienza ci dice che l'impossibilità assoluta non si può calcolare. Confermo. Nella teoria algoritmica, per rispondere all'ingegner Cezzo, teoria algoritmica dell'informazione, a suo tempo Emil Borel aveva posto come valore di probabilità 1 su 10 elevato alla 50, quindi 10 alla meno 50, il limite di probabilità superato il quale nessun evento può definirsi casuale. Quindi, se non è casuale, è intenzionale. Con molta generosità, più recentemente, l'intelligence design ha riformulato questo limite e l'ho posto a 10 elevato a meno 150. Il limite superato il quale nessun evento può essere considerato frutto del caso. Per la formazione di una molecola di emoglobina occorre che le palline si mettano insieme con una probabilità di 10 elevata alla meno 839. Sospensione di giudizio.
pensiero secondo me non è soltanto l'abito di uno scienziato, ma aiuta anche a porsi sempre delle domande, a non cercare sempre solo risposte definitive. Quindi condivido l'agnosticismo come atteggiamento di vita in generale, personalmente sono d'accordo su questo. D'altra parte però è solo di dubbio che le questioni che le pone abbiano riaperto un conflitto, chiamiamolo così, tra scienza e religione, e lo scetticismo è anche comprensibile, parte proprio da questo tentativo di riformulare il pensiero antropocentrico, quindi riporre in chiave scientifica l'uomo al centro. Siccome sono voluti secoli per riabilitare Galileo da parte della Chiesa, per raggiungere anche un compromesso tra darwinismo e creazionismo, e qui c'è in gioco quindi qualcosa di molto grande che riguarda la visione della realtà, volevo chiederle se è possibile pensare a un progetto intelligente al di fuori di Dio, nel senso che dalle domande anche fatte in precedenza, il dirigersi verso una soluzione che qualcuno ha definito di creazionismo camuffato, che non è una, secondo me, espressione felice, però sicuramente di una soluzione verso una intelligenza superiore, quindi mi chiedo se sia possibile restare sempre su questo piano di discussione senza necessariamente pensare ad una soluzione univoca, e quindi se è possibile un progetto intelligente al di fuori di Dio. Grazie. I'm not sure about that. Basically, an interesting question. I think intelligent design, as far as I know, I don't think anybody's ever mentioned any other way of, you know, I mean, I suppose you could say natural selection is a sort of, you know, undirected intelligence. It's design. No, I think if you're talking about intelligent design, you've got to imagine it, implying that something's come about by intelligent design. I think you've got to imply that that's some sort of intelligent agent. I'm not sure whether I'm right or wrong there. I'm not a mathematician, I'm not a philosopher, so you know, I'm not sure about that. I don't, that's not answering your question. Yeah. I've got the same problem. You know, as far as I can see, there'd be no way of explaining the sorts of coincidences in terms of some intelligent scenario without some sort of intelligent agent behind that. Perhaps you have some to say. I think there has to be an intelligent agent behind something where you apply intelligent design. And by the way, I just like to also answer the previous question just briefly as well. My father used to say to me, if you could prove design, there'd be no need for faith. And that comes to the question, you know, can you go from infinite improbability to impossibility, you know? But then St. Paul in Romans seems to imply that you can actually infer design. And if you don't, it might be inexcusable. So exactly what Paul was thinking about, I don't know. I'm waffling on, and I haven't anything specifically more to say. And from my perspective, from my thinking about this, if you say something that looks intelligently designed, you are implying that that's an agent behind that, an intelligent agent behind it. Because what else outside of the realm of intelligent design occurred without an agent? Sorry, that's not. Thanks for your enjoying the talk, and I'm sorry I can't answer that question really. Sorry. Umilmente aggiungo, a seguito del favoloso commento di Denton, che ha citato anche in questo caso senza nessun riferimento alla Bibbia di San Paolo, che dice che certe evidenze sono inescusabili quando si analizza, però al di là di quello, tecnicamente vorrei precisare che l'intelligent design non, l'obiettivo dell'intelligent design non è identificare o descrivere il designer, è semplicemente stabilire che è un'impresa di design detection, rilevamento di design, cioè questa cosa può essere fatta dal caso o no, basta, si ferma lì. Poi tutte le implicazioni che ci sono,
scienza è piena di teorie con implicazioni come il Big Bang, infatti non volevano riconoscerlo perché dicevano ma le implicazioni che c'è Dio dietro, no? La scienza è così, quindi l'intelligent design dice stabiliamo che ci vuole un'intelligenza, poi quello che ci sia dietro lo lasciamo alla religione, alla teologia, alla filosofia, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista si discosta. Squisitamente un'impresa. Ma infatti sono contenta che non ci sia una risposta. Ecco, esatto, infatti perché non vuole aggiungere qualcosa. Just one other comment. Of course, if you say something's intelligently designed or looks like intelligently designed, I think that does imply nature. But of course you can explain it. Many people do explain intelligent design in terms of just chance and things like that. And so that could, according to them, that could create patterns which look like intelligent design. So that would be intelligent design. I mean, things that look like intelligent design without an agent. But if you say, I think that's intelligently designed, then I think you are implying an agent. Queste tematiche importantissime ed evidentemente ringraziamo tutti ancora una volta per il calore.